Roma, Campo dei Fiori. Qui, tra i vicoli su cui si affacciano piccoli negozi e botteghe di artigiani, abbiamo incontrato in Via dei Cappellari Arte 21, un laboratorio diventato punto di riferimento per tutti coloro che si interessano di arte digitale. Arte 21 è uno studio galleria nato nel 2004 grazie al lavoro di Andrea Bonaventura, un artista indipendente che da più di 15 anni si occupa di arte digitale e che riunisce nella sua attività le competenze e gli interessi di diverse persone: artisti, critici d'arte, creativi, investitori, esperti informatici, laboratori di stampa e di montaggio. La ricerca che seguo nel fare i quadri digitali, da un lato, è cercare di risolvere i problemi dell'arte tradizionale, dell'arte figurativa, cioè creare equilibri di forme, di colori, di simboli, movimento che permettono la creazione di un'opera strutturata che tiene, che funziona come equilibrio. Dall'altro è un tentativo di leggere artisticamente la realtà delle rappresentazioni fotografiche. Se pensiamo che in un'ora di film che noi vediamo al cinema e in televisione siamo bombardati da più di 130.000 fotogrammi diversi, ci rendiamo conto di come esiste una realtà che è semplicistico definire virtuale, una realtà di rappresentazioni fotografiche della realtà. E questa realtà, secondo me, oggi l'esigenza di essere interpretata artisticamente. E per questo l'arte digitale è anche un tentativo di interpretare questa realtà. L'artista è un po' la memoria di una società e oggi nella società esiste questa realtà che ci circonda, che non è il tramonto, è la fotografia del tramonto, non è il viso umano, ma è la fotografia del viso umano. Il lavoro di Andrea Bonaventura e dello studio Arte 21 ha raggiunto oggi un pubblico in tutta Europa e una clientela interessata alle molteplici applicazioni dell'arte digitale, dall'arredamento di interni all'editoria alla pubblicità. La natura tecnicamente riproducibile dell'arte digitale permette soluzioni innovative per l'arredamento di negozi, locali e abitazioni private, coniugando la libertà di creazione artistica con le specifiche esigenze delle diverse situazioni. Il computer permette di intervenire come geneticamente dall'interno in una fotografia. Questo permette di interpretare artisticamente la realtà delle rappresentazioni fotografiche. L'arte digitale porta con sé due livelli di esistenza. Un primo livello, che è quello che si fa proprio al computer, dove si crea un file, cioè si crea un'idea dell'opera che è strutturata e pronta per divenire oggetto concreto. Poi ci sono infiniti modi di rendere quel file un oggetto concreto, cioè l'opera finale. Diciamo che c'è un'opera madre, che è il file è creato al computer, e poi una serie di opere figlie che sono le possibili realizzazioni concrete, le possibili traduzioni del file in oggetto concreto. Per esempio una stampa fatta con il Lambda produce un oggetto finale che è diverso da una stampa a getto d'inchiostro, una stampa sul lucido poi montata sul plexiglass e retroilluminata. È anche per questo che, secondo me, il limitare la tiratura dell'immagine, la tiratura delle opere che si producono, è un limitare la ricerca artistica. In questi anni Arte 21 si è specializzata nel fornire opere d'arte originali che hanno permesso di trasformare qualsiasi ambiente, pubblico o privato, in un luogo di esposizione e fruizione d'arte, contribuendo così a diffondere l'idea e la pratica di un'arte liberata dai tradizionali spazi espositivi e accessibile ad un pubblico sempre più vasto. Poi personalmente mi piace l'idea di poter condividere il piacere di guardare un quadro appeso a casa mia con qualcuno che ha lo stesso quadro appeso dall'altra parte del mondo. Da una stampa digitale montata a mano in una maniera appunto tecnologica artigianale di produzione si riesce a creare un oggetto che di fatto è un pezzo unico, perché c'è un intervento manuale di tagli, di
schiacciare bolle che si creano con l'incollaggio a mano, che fa sì che una stampa che è potenzialmente riproducibile esattamente uguale all'infinito si trasformi in un oggetto che è poi un pezzo unico, perché anche ristampandola 10.000 volte il montaggio a mano permette di avere un pezzo che è unico, perché c'è un intervento manuale. Sono sempre stato affascinato dalla fotografia e del ritratto in fotografia, e mi sono un po' specializzato in questi anni nella creazione di ritratti digitali, cioè la fotografia di una persona anche anonima diventa un pretesto per creare un quadro digitale. Si parte appunto dalla fotografia che i clienti mi portano, si sceglie una fotografia magari a cui il cliente tiene particolarmente e poi si lavora questa fotografia, si fa la scansione e si lavora la fotografia con programmi di fotoritocco, fino a raggiungere degli equilibri di forme, di colori che creano proprio la struttura del quadro e del ritratto. Una volta che il file è pronto, poi bisogna decidere la tecnica di realizzazione dell'oggetto concreto. Diciamo, le tecniche più utilizzate sono una stampa lamba, cioè una stampa di qualità fotografica, cioè la carta fotografica è impressionata da un raggio laser sviluppata negli acidi, quindi è una stampa con le emulsioni come la fotografia tradizionale, che poi la stampa viene applicata sopra un supporto che può essere il legno, l'alluminio, il plexiglass. L'idea di non fissare un limite alla ritratura delle immagini poi mi ha portato anche a produrre in offset, in tipografia, migliaia di copie di una selezione del mio archivio di quadri digitali. Questa è stata un'operazione, diciamo, che ha comportato un investimento considerevole e che ho affrontato con, potremmo chiamarla, una sorta di azionariato popolare. Ho venduto delle azioni che servivano alla produzione di un'immagine in serie, cioè in tipografia. Ho raccolto il capitale necessario per produrre queste migliaia di stampe e adesso sulle vendite, diciamo, tra virgolette, gli azionisti ricevono una percentuale dalle vendite. La cosa bella è che funziona, nel senso che chi ha investito in un progetto culturale, un progetto anche di arte democratica, sta avendo i suoi benefici, perché riesce a avere un rientro anche economico maggiore, per esempio, di quello che avrebbe avuto facendo un altro investimento in titoli pubblici o in azioni che stanno quotate sul mercato. Sto dicendo non verrà registrato. Una...